Allora, partiamo con la premessa di sono italiano, raga. Il caffè, l'espresso è una cosa che amo, fa parte della mia vita, fa parte di quello che con questo sono cresciuto, però quando si vive all'estero comunque si va incontro a quello che è il concetto di caffè anche in altre parti del mondo. E quello che la realtà del caffè è quello che vedete, quello che avete visto adesso. Il caffè è quello. Io è uno shop dove tu scegli la tipologia di caffè in base al paese di provenienza, in base al gusto, se è più dolce, più secco. E la persona dietro del bancone ha una conoscenza, una consapevolezza di quello che sta vendendo e prepara il caffè al momento usando una tecnica, quella là che è quella del caffè. Adesso mi ho scelto una tipologia di caffè, vado ad assaggiare e vi dico com'è, onestamente com'è. Logicamente è palesemente diverso quello che è il nostro concetto di caffè. Il posto dove abbiamo preso il Tanzania e il gusto, la tipologia di caffè che ho preso, adesso vado all'assaggio e vi dico com'è la cosa. Vedete, questo si beve senza zucchero, raga. Adesso non credo che sia anche ovvio non dirlo. Il sapore è buono, il sapore è buono, veramente buono, è molto forte. Ma ci sta, raga, ci sta. Capace che vedo, mo ci torno a tre volte e comincio a girarmi tutte le altre tipologie di caffè che ho. Chi di voi ha mai bevuto il caffè in questo modo? Raccontate la vostra esperienza. Perché a volte quando si va all'estero si punta all'espresso all'estero, poi si rimane delusi perché qui non sono specializzati per l'espresso. Chi è? A chi vanno a prendere adesso?